Cari amici di Radio Maria, buona giornata a tutti sulle 9:03 di lunedì 5 agosto 2024. Pace e gioia a tutti voi, cari amici in ascolto, e che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità, del bene, sulla via della pace. Andiamo al nostro programma, lettura cristiana della cronaca della storia. Oggi, cari amici, come sapete, 5 agosto è la festa di compleanno della Madonna, e quindi faccio alla Madonna, a nome di tutta la grande famiglia di Radio Maria, i nostri profondi auguri di cuore, che cerchiamo proprio di dimostrarli, essendo sempre più suoi, al suo servizio, cari amici. Allora oggi facciamo una editoriale che ha come titolo Il piano di Maria per cambiare il mondo. E attraverso gli editoriali noi cerchiamo sempre più e sempre meglio di comprendere il piano di Maria, che è in pieno svolgimento, e quindi che man mano lo comprendiamo e man mano ci responsabilizziamo, perché anche noi siamo, come dire, coinvolti in questo piano della Regina della Pace, che riguarda la salvezza del mondo, il futuro del mondo e anche il futuro della Chiesa, ovviamente. Però sempre noi cerchiamo di dare una visione sintetica, perché è tipico della radio avere sempre nuovi ascoltatori, quindi anche persone che man mano che entrano sul discorso di Međugorje e devono pian piano, come dire, contestualizzarlo per poterlo poi assimilarlo e poi anche farlo proprio nella propria vita. Dunque, intanto volevo fare una riflessione di questo genere. Cioè, non c'è dubbio che la Madonna, pur essendo qui da ben oltre 43 anni, non ha probabilmente ottenuto quello che si aspettava, e dal punto di vista dell'eco della sua presenza e quindi anche dei risultati di questa presenza, che è sicuramente una presenza di carattere mondiale, e anche perché viviamo in un mondo mass mediatico che è un mondo globale. Anche perché si tratta di un'apparizione particolare, questa è un'apparizione che è, diciamo, rivolta all'umanità in quanto tale, quindi coinvolge tutti. E quindi quando dice cari figli, cioè tutti gli uomini, oltre che i cristiani, ovviamente. Poi, anche perché questa, ribadito dalla Madonna, è l'ultima apparizione che compie qui sulla terra. Cioè, la metto due volte all'inizio, specificando che quelle che qui di Međugorje sono le sue ultime apparizioni, che non verrà più a chiamare il mondo alla conversione. Quindi questa è l'ultima volta, cari amici, quindi la globalità delle apparizioni, l'unicità delle apparizioni, le ultime apparizioni, quindi stanno a indicare la parola ultime. Apparizioni sta a indicare qualcosa di apocalittico, perché uno dice: perché l'ultima apparizione? Perché la storia va verso il compimento, ovviamente, non ci sono altre spiegazioni che questa. E poi la lunghezza di queste apparizioni, tanto che però non si vede un fine, o meglio si vede la fine, ma molto lontana nel tempo, perché siamo qui ancora ad attendere la rivelazione del primo segreto. Non sappiamo quanto dureranno i segreti, e comunque le apparizioni continueranno anche oltre il decimo segreto, come ci ha spiegato Visca in un'intervista qui a Radio Maria. Quindi sono tutte connotazioni, cari amici, alle quali possiamo aggiungere anche, oltre alla durata, possiamo aggiungere anche la quantità, possiamo dire, dei messaggi che la Madonna ha dato, che sono tanti. La Madonna li ha dati quanto era necessario, perché dopo quelli dei primi 3 anni lei ha fatto un vero e proprio programma di evangelizzazione attraverso i messaggi alla parrocchia,
E quindi è un fenomeno di evangelizzazione che è mai esistito qui sulla terra, di questo almeno nel tempo della Chiesa non c'è mai stato un fenomeno simile di evangelizzazione da parte del cielo, tanto più che poi i messaggi sono di livello altissimo, non c'è dubbio, magari a chi piace, a chi non piace, però insomma il livello lo stabilisce il pubblico, che dà un'adesione ai messaggi straordinaria per diffusione, per capillarità, per diciamo incidenza del cammino delle anime. Quindi sono tutte realtà, cari amici, che sono come si dice un apas legomenon, cioè un evento mai accaduto, un evento mai detto. Come se fosse una parola rara, perché mi è accaduto sulla terra un fatto del genere. Non venitevi a parlare delle apparizioni in quel posto, in quell'altro posto, che sono da 50 anni, ma che erano fenomeni ristretti e personali a delle persone. Qui si tratta di un fenomeno tutt'altro che ristretto e personale, è un fenomeno grandioso che riguarda tutta l'umanità, e la trasmissione viene fatta da un collegio di ragazzi che sono rimasti tali per ben 43 anni e oltre, cari amici, sempre perseveranti nel loro compito, che è quello di trasmettere i messaggi della Madonna. Quindi questo è un fenomeno unico che è mai esistito nella Chiesa. Ora, non c'è dubbio che questo fenomeno che promette cose ancora più mirabolanti, possiamo dire, forse la parola mirabolanti non va bene, comunque promette eventi ancora più coinvolgenti per la loro drammaticità, di tutto ciò che abbiamo alle spalle. Quindi è un fenomeno che non è terminato, è un albero che è ancora in crescita. Ci domandiamo fin dove arriverà quest'albero, cari amici. Non c'è stata mai nessuna possibilità da parte di nessuno di fermare questo evento, neanche da parte della Chiesa, che ha capito fin dall'inizio, la Chiesa e perfino i vescovi locali che erano contrari al fenomeno, la Chiesa ha capito fin dall'inizio che andava accompagnato, e questo è l'atteggiamento ancora attuale della Chiesa. Cioè è un fenomeno tale per cui non rimane che accompagnarlo, perché comunque ha tratti di nobiltà, di santità, di incidenza notevole nella vita della Chiesa a livello proprio della crescita della fede e della salvezza delle anime. Quindi anche la Chiesa non ha potuto fare altro che gestire pastoralmente questo evento. E quindi, cari amici, è qualcosa di unico nella storia. Forse questo spiega per quale motivo, diciamo, c'è ancora un'opinione pubblica ecclesiastica abbastanza vasta che fa fatica ad assimilare questo fenomeno, fa fatica a capirlo per la sua novità, e anche forse perché è dirompente in se stesso, è dirompente, rompe gli schemi, di qui la difficoltà a comprenderlo, ovviamente, ma anche per chi lo comprende, comprenderlo veramente è un'impresa di non poco conto, ci vuole una grazia speciale di Dio. E quindi, cari amici, questo è il dato di fatto. Un fenomeno mai esistito nella Chiesa di proporzioni così incisive, così grandiose, che comunque ha una incidenza a livello di adesioni tale per cui la Chiesa, proprio per l'intensità stessa del fenomeno, poi anche per, ovviamente per il consenso che si è andato allargando subito fin dall'inizio, la Chiesa non ha potuto fare altro che gestirlo. L'avrebbe fermato se avrebbe visto qualcosa di negativo, ma non ha mai visto nulla di negativo e quindi l'ha gestito per il bene stesso della Chiesa. Questo dunque è quello che io vedo guardando indietro a questa realtà e guardando anche avanti, cari amici. Allora, il motivo però vero, a mio parere, per cui questo fenomeno non è compreso, non è neanche il fatto che sia, diciamo,
un evento unico, ma è il fatto che per le sue caratteristiche intrinseche questo fenomeno dà inizio a un tempo che comunque fa parte della teologia della storia, che è il tempo, che è la fine dei tempi, che sono gli ultimi tempi, che è il tempo dell'Apocalisse. Questa è una cosa che fa fatica a entrare nella mentalità dei cattolici, dei preti, di tutti quelli che fanno parte della Chiesa Cattolica, magari sono anche persone di fede, però dobbiamo dire la verità, insomma, che noi la visione cristiana della storia non è entrata nel nostro DNA, nel nostro modo di pensare, non è entrata mai. Come d'altra parte l'escatologia personale, individuale, fa fatica a entrare nella nostra vita, per cui è diciamo cosa ben nota che gran parte dei cristiani non credono nella vita eterna, non alla risurrezione dei morti o a questo esito del termine della vita, così come ce lo propone l'escatologia cristiana. Ma questo è ancora più chiaro, questa mancanza di visione escatologica, a livello proprio della storia. Cioè noi abbiamo assimilato una visione della storia laica, una visione della storia che viene dai greci, che viene dai romani, che viene comunque dalla, poi ultimamente è stata anche un po' diffusa dalla pseudoscienza, perché la scienza di per sé sa benissimo che il mondo finisce, è una cosa nota. Certamente la terra finirà, il sole esploderà, la terra andrà in fumo, l'umanità verrà annientata. Quindi sono cose che dal punto di vista scientifico si saprebbero, però noi abbiamo assimilato una certa teoria dell'eterno ritorno, del tempo indefinito che non finisce mai, dell'eterno progresso, tutte categorie che ci ha fatto perdere la visione teologica e apocalittica della storia, la quale non è un cerchio che gira, neanche una linea indefinita, ma è un inizio, il momento della creazione, un termine, è il momento della nuova creazione. Questa visione della storia è quella vera, quella teologica, è la storia della salvezza, che nella parte finale, come ci insegna il Vangelo, come ci insegna Gesù Cristo e con lui ovviamente poi gli apostoli eccetera, e tutti i testi del Nuovo Testamento, ci insegnano che la parte finale della storia è una parte particolarmente drammatica, critica, e comunque verrà il momento in cui entriamo in questa fase. Ma già l'aveva detto Paolo VI, già l'aveva detto Pio XII, già l'aveva detto Leone XIII, che stavamo entrando in questa fase apocalittica della storia, quella degli ultimi tempi. Quindi l'ha detto tante volte San Giovanni Paolo II, che aveva una visione escatologica ben precisa della storia umana. E quindi, cari amici, noi facciamo fatica a capire che stiamo entrando nel tempo dell'Apocalisse e che questa apparizione di Medjugorje danno inizio al tempo dell'Apocalisse. Il tempo dell'Apocalisse, che è un tempo che abbiamo già spiegato, un tempo non sappiamo quanto lungo, comunque in tre tappe: il primo combattimento dell'Apocalisse, quello nel quale stiamo entrando o siamo entrati, il tempo della pace, il secondo combattimento spirituale e la venuta di Cristo nella gloria. Tutto questo è teologia, tutto questo è rivelato, tutto questo è fede cristiana. Quindi lo diciamo perfino nel credo, detto tutto. Quindi, cari amici, noi siamo entrati in questo tempo dell'Apocalisse e non voglio soffermarmi a parlare di quello che ho già parlato, di cui ho già parlato tante volte, ma basta dire che la Madonna è apparsa a Medjugorje e con una figura apocalittica, cioè incoronata ad una corona di 12 brillantissime stelle, con i piedi su una nuvola, chiaro elemento apocalittico, e la nuvola su cui posa i piedi e le stelle che le circondano il capo. Fin dal primo giorno è passa tutte le volte con una corona di 12 stelle. E chi è colei che ha 12 stelle nella Sacra Scrittura? Leggasi il capitolo 12 dell'Apocalisse, della donna vestita di sole, attaccata dal drago. Quindi, cari amici, la Madonna stessa ha dato
ha dato il chi va là, diciamo così, apparendo in questo modo, ma anche dicendo che queste sono le sue ultime apparizioni sulla terra, che non verrà più a chiamare il mondo alla conversione. Quindi la Madonna stessa ci ha rivelato che lei è la donna dell'Apocalisse, cari amici. Detto questo, cari amici, è molto importante per capire Medjugorje vedere il suo rapporto con le apparizioni precedenti, in particolare con Fatima, perché questo l'ha detto la Madonna stessa. Cioè la Madonna stessa a Medjugorje ha detto in due messaggi, quello del 25 agosto 1991 e quello del 25 gennaio del 2024, la Madonna ha detto che lei è venuta a realizzare a Medjugorje ciò che è iniziato a Fatima. Ma quello che è iniziato a Fatima è un piano di Maria che è stato delineato già nella sua interezza, nella sua totalità, nel 13 luglio del 1917, quando la Madonna ha parlato nel primo segreto, ha rivelato l'inferno, cioè la terribile sorte delle anime che rifiutano la misericordia di Dio. Poi ha parlato delle vicende della storia, indicando soprattutto la Russia, le vicende della storia, preannunciando già nel 1917 la possibilità della Seconda Guerra Mondiale. Ha preannunciato allora che la Russia era uno Stato perdente e emarginato dalla storia, ha preannunciato l'epopea anticristica della Russia, che avrebbe distrutto nazioni, portato la guerra nel mondo, avrebbe distrutto popoli, avrebbe perseguitato la Chiesa, avrebbe, diciamo, fatto soffrire il Santo Padre. Insomma, è tutta una descrizione dettagliata di quello che avrebbe fatto la Russia, ma alla fine ha detto la Madonna che il suo cuore immacolato avrebbe trionfato e che anche la Russia si sarebbe convertita. Ora, cari amici, noi abbiamo una interpretazione di questa apparizione di Fatima solenne, che è quella che ha fatto Benedetto XVI nel 2007 a Fatima, durante la sua omelia, quindi nel momento in cui il Papa in un'omelia esercita il suo magistero ordinario davanti a 500.000 persone. E quindi cosa ha detto? Ha detto che una parte del segreto di Fatima si è realizzato in passato, un'altra parte si deve ancora realizzare. E qual è la parte che si deve ancora realizzare? Tutto quello che riguarda la Russia e che riguarda anche il terzo segreto di Fatima, che è la grande persecuzione alla Chiesa, una persecuzione, possiamo dire, sterminatrice, ma dalla quale la Chiesa uscirà vittoriosa più che mai e trionferà con la Madonna. Quindi noi abbiamo già una interpretazione di questo evento e di queste apparizioni, dove Fatima e Medjugorje si intersecano a vicenda che va al di là, diciamo così, del momento nel quale viviamo e si spinge fino a quando il cuore immacolato di Maria trionferà. Quindi questa è dunque una visione, quella di Fatima, una profezia, come ha detto bene Cardinal Caffarra. La differenza fra tutte le apparizioni e quella di Fatima, e quindi anche di Medjugorje, che nella continuazione, è il fatto che è una profezia storica, che si realizza nella storia. Non è una profezia, non è un'apparizione devozionale, è una profezia storica. È proprio la donna vestita di sole in lotta con le potenze dell'inferno, che è la prima parte dell'Apocalisse, cari amici. Quindi noi siamo dunque in questa prospettiva ben precisa, cari amici, per cui non è che Medjugorje sia qualcosa di... sì, è qualcosa di unico, ma è la continuazione di Fatima. Perfino i segreti, i 10 segreti di Medjugorje, a parte quello che noi conosciamo, che ci ha detto la Madonna, come per esempio ciò che riguarda il primo, il terzo segreto, il senso della montagna, o anche i primi due catastrofi di carattere naturale che colpiscono Medjugorje, noi dei segreti dal quarto al decimo non sappiamo niente, se non che il settimo è stato mitigato. Però noi questi segreti li conosciamo da Fatima.
già descritti da Suor Lucia in una visione ben sintetica e probabilmente già indicati nei foglietti che Suor Lucia, attraverso il suo vescovo, ha inviato al Papa, alla Santa Sede, che i papi da Giovanni Paolo II a Papa Francesco, cioè da Papa Giovanni a Papa Francesco, hanno visto, hanno letto quello che sarebbe successo e quello che succederà. Hanno letto anche quello che succederà. E sanno cose che noi non sappiamo, che Giovanni Paolo II a Fulda ha cercato di rivelare in un modo parziale, però ha toccato il tema delle catastrofi immani che colpiranno l'universo, che colpiranno la totalità della Terra, e ha toccato anche il tema della grande persecuzione alla Chiesa, ma non ha detto tutto, perché non si poteva dire, cari amici. Quindi questo è il panorama, che è tale, permettetemi di dirlo, da spazzare via qualsiasi dubbio sulla serietà, la profondità, la forza profetica di questo evento che stiamo vivendo, che dura da più di un secolo, dal 1917, e che man mano viene assimilato anche dalla Chiesa, viene compreso e viene portato avanti, cari amici. Ora, una delle caratteristiche di queste apparizioni, che non hanno le altre apparizioni come c'è la questa, è il fatto, cari amici, che la Madonna fin dall'inizio ha coinvolto la Chiesa. Ma ha coinvolto la Chiesa non soltanto per il fatto che la Madonna ha spostato già fin dal secondo mese le apparizioni dalla collina, le ha spostate alla Chiesa. E in chiesa, poi in una casa parrocchiale, che comunque poi sul coro, poi nel campanile, poi nella sagrestia, insomma è stato tutto un girovagare sempre intorno alla chiesa, c'erano le apparizioni quotidiane. E quindi, cari amici, certamente quindi questo è un coinvolgimento della Chiesa che c'è stato fin dall'inizio. La parrocchia di Medjugorje, soprattutto, e qui il punto del coinvolgimento più importante, è stata scelta dalla Madonna, così come sono stati scelti i Seicenti. La Madonna a Medjugorje ha scelto all'inizio i Seicenti, ma poi all'inizio del 1984 ha scelto la parrocchia con messaggi ben precisi. Ha detto che lei ha scelto questa parrocchia come popolo eletto e che lei lo vuole guidare. Quindi è chiaro che si è presa la parrocchia, l'ha guidata lei. Tutti quelli che erano responsabili della parrocchia, perfino i vescovi locali, dimostra che erano contrari all'apparizione, ha consentito a come la Madonna ha modellato la parrocchia. E ne ha fatto della parrocchia un punto di attrazione per la Chiesa, cioè i sacerdoti e i vescovi di ogni parte del mondo. Per cui, diciamo, la Madonna, attraverso quello che loro potevano vedere della vita parrocchiale di Medjugorje e ascoltando i suoi messaggi e la sua evangelizzazione, venendo a migliaia e migliaia a Medjugorje, come si è visto in questo Festival dei Giovani, c'è stato un aumento notevole, anzi un aumento come c'era mai stato, della presenza sacerdotale. Oltre 700 sacerdoti il giorno dell'inaugurazione del festival, c'erano mai stati così tanti, e anche i giovani presenti ancora più numerosi di qualsiasi altra diciamo così giornata mondiale della gioventù. C'è un coinvolgimento della parrocchia finalizzato al coinvolgimento della Chiesa, è fuori discussione tutto questo, e cioè sono apparizioni che hanno un timbro ecclesiale che nessun'altra apparizione ha, hanno un timbro profetico che nessun'altra apparizione ha, hanno un timbro apocalittico che nessun'altra apparizione ha. Quindi questi sono i connotati, cari amici. E la Madonna, quando ha coinvolto la Chiesa fin dall'inizio, ha voluto dire che lei, la Chiesa, la coinvolge in tutto il percorso che la Madonna farà fino al trionfo del suo cuore immacolato, che sarà anche il trionfo della Chiesa. Infatti cosa ha detto? Io
con i miei pastori trionferò, io con i vostri pastori trionferò, io con voi trionferò. Quindi, cari amici, a questo punto mi sono permesso di inserire proprio nell'ultimo momento, prima di cominciare la trasmissione, di inserire un punto che ritengo che sia il momento giusto per parlarne, sia pure sobriamente. Cioè, io ho sempre pensato, ma non solo io, chissà quanti pensano, che la apparizione di Medjugorje sono di una tale serietà, di una tale efficacia, di una tale straordinarietà, di una tale ragionevolezza, possiamo dire, che ci sia meraviglia che non siano state ancora provate. Finora si è detto che comunque la Chiesa non ha mai approvato apparizioni quando sono ancora in svolgimento. Poi io stesso ho sottolineato il fatto che la Madonna comunque ha dato una data per l'approvazione, ha dato un termine, una indicazione per l'apparizione della Chiesa, per l'approvazione della Chiesa delle apparizioni, che sarebbe il terzo segreto, il segno sulla montagna. Cioè, la Madonna chiaramente in un messaggio ha detto che lei ha dato e darà il segno sulla montagna perché noi, cioè la Chiesa, creda che lei è veramente stata lì e che lei è lì ed è presente. Quindi l'appuntamento la Madonna alla Chiesa l'ha dato al terzo segreto, non prima. Però a mio parere non c'è dubbio che specialmente negli ultimi tempi c'è stata una frenata per quanto riguarda il riconoscimento delle apparizioni. Questa frenata l'ha fatta, per la verità, la Commissione Ruini, che al massimo ha rilegato le apparizioni a 2 o 3 giorni, al massimo 7 giorni, poi basta, però non ha spiegato poi cosa vedevano i veggenti dopo e da chi ricevevano i messaggi dopo. Insomma, sono quelle spiegazioni, scusate se mi permetto, sono quelle ipotesi che hanno un fondamento politico, non nelle analisi dei fatti. E quindi per cui quella è la linea che ha preso Ruini. D'altra parte lui è una mente politica, quella di, oltre teologica ovviamente, quella di Ruini, e l'ha relegato all'inizio, tanto per dire che il comunismo si è beccato una legnata in testa, però poi non si è sbilanciato assolutamente. E quindi adesso ultimamente sta andando in onda Medjugorje, per così dire, e questa linea indicata da chi ha il potere di farlo, di favorire in tutti i modi il messaggio fondamentale di Medjugorje, che è la conversione, che ritorna a Dio, alla preghiera, ma di non parlare di apparizioni. Se mi sbaglio mi corrigerete. Insomma, guardate che non sto facendo una critica, non sto assolutamente facendo una critica, sto cercando di capire la Chiesa. Sto cercando di capire la Chiesa, perché la Chiesa è seria in queste cose. Allora, cosa voglio dire con questo? Voglio dire con questo, cari amici, che noi ci stiamo lamentando perché, insomma, la Chiesa stenta a parlare di apparizioni, anzi adesso addirittura, come dire, non vuole neanche che si parli di apparizioni, vuole che si parli di una presenza della grazia non ben connotata, per cui Medjugorje è un luogo di preghiera, di silenzio, di grazie, di guarigioni, eccetera, ma non si parli di apparizioni, non si parli che c'è la Madonna che appare e che dà i messaggi, anche se la Chiesa riconosce di fatto, pubblicando la parrocchia i messaggi, che i messaggi sono molto, come dire,
sono molto efficaci dal punto di vista spirituale. Allora, quello che volevo dire io oggi è questo, e ve lo leggo perché non voglio sbagliare su questo punto. L'ho messo nella scaletta, ho cambiato all'ultimo momento perché ho ritenuto che fosse il momento di dirlo, perché io non sono uno che critica, io la Chiesa non la critico mai, io sostengo le apparizioni ma non critico mai la Chiesa, sto attento bene a quello che la Chiesa fa. Allora io ho scritto quello che è uno dei passaggi più importanti dell'editoriale di oggi, cioè che se la Chiesa è restia ad ammettere le apparizioni, ci deve essere una ragione seria che noi non sappiamo, che noi potremmo anche cercare di indovinare, ma se la Chiesa è restia ad ammettere le apparizioni, ci deve essere una ragione seria che non dipende da Medjugorje ma da fattori esterni. Questo è il mio parere. L'ho voluto dire perché non voglio che andare incontro dei fraintendimenti, cioè il fatto che io sostenga le apparizioni non vorrei essere assolutamente una forzatura nei confronti della Chiesa, che invece fa marcia in questo momento qui e sta schiacciando il freno, non c'è dubbio. Ma se la Chiesa lo fa è perché ha le sue ragioni che noi non conosciamo. Non dimentichiamo che la Chiesa conosce il segreto di Fatima nella sua versione autentica, non nella sua versione diplomatica. E che quello che è in ballo a Medjugorje ora è stato detto a Fatima a suo tempo, cari amici. Vi fermo qui, quindi, cari amici, per chiarire un punto che andava chiarito, e cioè se la Chiesa restia ad ammettere le apparizioni di Medjugorje, e restia per il momento, ci deve essere una ragione seria. Allora adesso guardiamo avanti, cari amici, quello che ci aspetta. Cioè si tratta di dare un'interpretazione dei 10 segreti. Io finora, cari amici, vi ho sempre detto che secondo i veggenti i segreti dal quarto, cioè tutti i segreti, ma in modo particolare quelli dal quarto al decimo, riguardano il mondo e la Chiesa. Ma più il mondo che la Chiesa, ha detto Iva, ma ha detto a me Iva, ma l'ha detto anche una volta Miriana. Cioè, riguardo il mondo e la Chiesa, ma più la Chiesa che il mondo. Ecco, dunque, quindi... Allora, noi ci siamo sempre dati molto da fare, ovviamente in base anche al messaggio della Madonna che ci ha detto che Satana vuol distruggere le vostre vite e per da su quale vivete, e il fatto stesso che la Madonna sia presente come regina della pace. Quindi abbiamo identificato, soprattutto cercando di capire gli eventi alla luce della guerra, quindi alla luce degli elementi distruttivi che ci sono nella guerra, gli ordigni nucleari e tutto il resto, insomma, abbiamo cercato di capire da quali calamità la Madonna ci avrebbe preservato, avrebbe preservato il mondo e la vita, insomma. Però non abbiamo mai, almeno io non ho mai messo al centro come elemento fondamentale del tempo dei segreti la persecuzione alla Chiesa, che a mio avviso, sotto il profilo della importanza, ha un'importanza ancora maggiore degli eventi di guerra. E anche se noi leggiamo quella visione di Lucia che sintetizza un po' i segreti, sì, è vero che Lucia fa una visione sintetica dove c'è la guerra distruttrice e le catastrofi che ci saranno, e poi la proclamazione dell'unica vera fede, dell'unica vera Chiesa, e quindi quello che comporta questa proclamazione, che è la persecuzione e il martirio. Insomma, vorrei in questa nostra editoriale vorrei spostare di più l'attenzione sulla Chiesa, cioè la Madonna è madre della Chiesa, quindi la Madonna è qui certamente per salvare il mondo dall'autodistruzione, ma è qui soprattutto come madre della Chiesa. Anche perché salvando la Chiesa, salvando la fede, la Madonna salva i presupposti perché
la riconciliazione, perché la guerra cessi attraverso la riconciliazione degli uomini con Dio, che non può avvenire senza la Chiesa. Quindi, a mio parere, il protagonista, diciamo, fondamentale del tempo dei segreti, da una parte i due protagonisti li conosciamo, sono la donna vestita di sole e il drago, sono la Vergine Maria inviata da suo figlio e l'angelo ribelle. Questi sono i due protagonisti. A livello poi, a mio parere, della concretezza, i due protagonisti saranno da una parte la Russia, non c'è dubbio, perché quello è nei messaggi di Fatima, che sarà protagonista fino al termine dei segreti, e dall'altra la Chiesa. Quindi questi, a mio parere, sono due elementi che dobbiamo tenere presenti davanti agli occhi. Cioè, nel tempo dei segreti c'è la grande battaglia apocalittica attraverso la quale Satana vuole distruggere la Chiesa. Questa distruzione della Chiesa avverrà soprattutto con le potenze di questo mondo. Una potenza di questo mondo è stata chiaramente indicata dalla Madonna Fatima, che è la Russia. Prima era la Russia sovietica, adesso ovviamente è la Russia. E la Russia è, diciamo, è sovietico-ortodossa, possiamo chiamarla. Perciò il motivo dominante dei segreti, dal quarto al decimo, sarà questa guerra che ha come obiettivo la distruzione della Chiesa, la distruzione del cristianesimo, attraverso la quale Satana diventa padrone del mondo, diventa re del mondo, fa il cappotto di tutte le anime. Perciò, questo mio parere, d'altra parte, se era una guerra qualsiasi, non entrava nelle profezie mariane, così, in un modo così preponderante. Cioè, se c'è una profezia mariana che comincia da Fatima e va fino al termine dei segreti, è perché la protagonista di questa profezia mariana sarà la Chiesa, che sarà perseguitata, che forse uccideranno anche il Papa, si cercherà di sostituirla con altre cose, e comunque questo è certamente una componente fondamentale. Cioè, nel tempo dei segreti, la Chiesa dovrà subire l'attacco tremendo di Satana, che la vorrà distruggere. E quindi, cari amici, questo sarà il tema fondamentale dei segreti, più ancora della guerra. E quindi noi dobbiamo prepararci, ovviamente. La Madonna ha detto che lei continuerà a essere presente per tutto il tempo dei segreti, ma proprio perché la Chiesa ha bisogno, perché la Chiesa deve essere quindi protetta, accompagnata, fortificata, guidata. E perciò vorrei che ci fosse questo piccolo cambiamento di prospettive nella nostra mente, per cui noi, quando pensiamo al tempo dei segreti, pensiamo sempre, diciamo così, alla guerra. Sì, pensiamo alla guerra, ma alla guerra religiosa, alla guerra che potrebbe fare la Russia alla Chiesa Cattolica, alla guerra che potrebbe fare l'Islam alla Chiesa Cattolica, alla guerra che potrebbe fare l'Occidente alla Chiesa Cattolica. Pensiamo a tutto questo. Cioè, entriamo nel tempo della grande tribolazione, che riguarda innanzitutto la Chiesa, e poi ovviamente riguarda anche il mondo, perché, come ci mostra il segreto di Fatima, il terzo, la grande persecuzione alla Chiesa, viene ambientata in un mondo in cui divampa la guerra. Però l'attenzione è la salita al Calvario della Chiesa, e l'attenzione, parlando di guerra, è rivolta ai soldati che uccidono i vari dignitari della Chiesa, e infine uccidono anche il Papa. Quindi, a mio parere, entrando nel tempo dei segreti, noi dobbiamo prima di tutto avere, come dire, a cuore la Chiesa. Dobbiamo sapere che la Chiesa affronterà la sua grande battaglia, la sua grande prova, e quindi che il tempo dei segreti sarà il tempo della prova della fede,
della fedeltà, anche perché poi durante la persecuzione, cari amici, sono quelli che tradiranno, quelli che apostateranno, quelli che denunceranno, quelli che tradiranno. Quindi sarà, come dire, un quadro dove la fedeltà a Cristo e la fedeltà a Maria sarà fondamentale, sarà l'elemento vincente, cari amici. Quindi questo, non c'è dubbio, è una chiave di interpretazione più consona rispetto a quella che vede nei segreti soprattutto degli eventi di carattere, diciamo, bellico, per dirla in parole povere, quindi gli effetti delle bombe, gli effetti di altri. Invece preponderante, a mio parere, sarà proprio l'attacco a chi crede, l'attacco alla Chiesa Cattolica, la persecuzione alla Chiesa Cattolica, che può venire anche da più fronti, che vi ho indicato, perché i nemici della Chiesa Cattolica sono sicuramente la Russia, sicuramente l'Islam e sicuramente anche il mondo nuovo senza Dio, che ha, come abbiamo visto in questi giorni alle Olimpiadi, ha un tale disprezzo del cristianesimo che è pronto a tutto pur di eliminarlo, di sradicarlo e di distruggerlo. Quindi, cari amici, dobbiamo entrare nel tempo dei segreti sapendo che essere cristiani bisognerà combattere, sapendo che essere cristiani, cari amici, sarà necessario anche affrontare il martirio. Ma non dobbiamo aver paura di questo, perché il martirio è una grazia speciale. Cioè, il martirio è una grazia speciale che Dio dà a chi vuole lui. Però morire dobbiamo, quindi si può morire in tanti modi, non c'è modo migliore di morire che professando il nome di Cristo. Noi abbiamo esempi tuttora nel mondo di persone deboli, fragili, bambini, donne, sacerdoti, vescovi, perfino tutto la schiera immensa dei martiri che ci sono nella Chiesa oggi. Ma noi che siamo un po', noi occidentali, che siamo un po' i rappresentanti di un cristianesimo sedentario, dobbiamo diventare un cristianesimo militante. Quindi dobbiamo sapere che ci verrà chiesto di fare la scelta fra Cristo e come si dice, il Barabba di turno o l'Anticristo di turno. E dobbiamo essere molto fermi, molto decisi a farlo, se vogliamo salvarci, cari amici. Questi sono tempi già passati nella storia della Chiesa. Già ai tempi di Gesù questo è accaduto. E noi dobbiamo prepararci a questo, perché non c'è dubbio, cari amici, che la guerra apocalittica del tempo dei segreti avrà come obiettivo prima di tutto la distruzione della Chiesa, perché distrutta la Chiesa, Satana diventa padrone del mondo e la può gestire come lui vuole. Allora non c'è dubbio, cari amici, che la Chiesa, che la Madonna, in questo lungo tempo di preparazione ai segreti, sta preparando la Chiesa alla grande tribolazione, sta preparando la Chiesa a superare la prova, sta preparando la Chiesa ad essere Chiesa degli Apostoli, Chiesa dei Santi, Chiesa dei Martiri, Chiesa dei Confessori della Fede. Ci saranno tanti fedeli, tanti sacerdoti, vescovi, perfino il Papa forse, che dovrà rispondere all'appello con la propria vita. D'altra parte, il tempo dei segreti è un tempo in cui ci sarà la Madonna, è un tempo in cui, attraverso la profezia, tre giorni prima, cari amici, la Madonna costringerà le persone a prendere una decisione, se credere o non credere. Quindi tutti dovranno alla fine schierarsi. Come ha detto la Madonna, il futuro ha un bivio. Il bivio della vita e il bivio della morte. Noi dobbiamo scegliere da che parte andare. Questo è quello che ci aspetta. Però, cari amici, pensate che però la fedeltà a Cristo ci porta alla gloria del cielo, ci porta alla vita eterna. Il tradimento della fede, il tradimento della fedeltà a Cristo, il rifiuto, diciamo così, della croce, e ci porta alla perdizione eterna. Queste sono cose, sono parole del Vangelo. Non dite che io non ho misericordia,
sono parole del Vangelo, la misericordia è per tutti quelli che credono nella misericordia, che si affidano alla misericordia e che confessano i propri peccati. Certo, anche il peccato di tradimento può essere perdonato, e Giuda non ci ha creduto, ma poteva essere perdonato anche lui, cari amici. Allora, attraverso questa grande prova della fede, la Chiesa venne purificata. La Chiesa venne purificata e diventerà la Chiesa dei martiri, dei confessori, dei santi e delle sante. Quindi, cari amici, come ha detto a Fulda Giovanni Paolo II, vi ricordate cosa ha detto a Fulda e San Giovanni Paolo II? Ha detto che la Chiesa dovrà affrontare il martirio, dovrà affrontare la grande persecuzione e dovrà rigenerarsi col versamento del sangue. Così come è avvenuto in altri casi, ha detto già San Giovanni Paolo II, ma ha anche detto che non c'è altra via che questa, quella della persecuzione, perché si possa rinnovare, perché possa lasciare la zavorra che la ferma. Quindi, cari amici, questo è il grande programma della Regina della Pace, della Madonna, un programma grandioso, meraviglioso, che ha, diciamo così, nel quale credono innumerevoli persone, cioè man mano che uno lo capisce si rende conto che è una visione del tempo nel quale viviamo pertinente, cioè non si parla di sciocchezze, si parla di ciò che sta maturando nella storia, cioè nella storia sta maturando questo grande combattimento escatologico, lo vediamo ogni giorno sempre di più. E quindi, cari amici, dobbiamo vedere la Chiesa in questa grande battaglia, perché la Chiesa sarà nel cuore di questa grande battaglia, perché a Satana interessa distruggere la Chiesa, e Satana usa le potenze mondane per distruggere la Chiesa. A Satana non interessa cosa farà quella potenza mondana. A lui interessa che diventi strumento dalle sue mani per distruggere la Chiesa. È quello che vuole Satana, eliminare la Chiesa, eliminare Cristo, eliminare ogni traccia di cristianesimo. Vuole riprendersi in mano il mondo, capire l'intensità di questa grande battaglia escatologica, dove tutti siamo protagonisti, perfino le vecchie, i bambini, gli ammalati, tutti sono protagonisti aggrappati alla croce di Cristo per uscirne vincitori, cari amici. E solo così avverrà la grande purificazione della Chiesa. Nel medesimo tempo, cari amici, noi vedremo crollare prima nei cuori e nelle menti e poi nella realtà visibile, sociale, politica e strutturale di questo mondo, vedremo crollare il mondo senza Dio. Quindi, mentre vedremo la Chiesa, come dice, vedremo la Chiesa processata, bastonata, flagellata, incoronata di spine, che sale lungo il Calvario fino ad essere crocifissa, nel medesimo tempo vedremo il mondo nuovo senza Dio che man mano crollerà. Crollerà nei cuori delle persone, prima di tutto, che si sveglieranno dalla grande seduzione di un mondo nuovo senza Dio, di un mondo in cui l'uomo fa e diventa padrone di se stesso, di un mondo in cui l'uomo costruisce il paradiso sulla terra. Tutto questo cadranno le scuole dagli occhi delle persone, vedranno che il mondo nuovo senza Dio li ha portati all'inferno e che l'unica salvezza viene da Maria. Cadranno le scuole dagli occhi, cari amici, si apriranno i cuori, e quindi, cari amici, questo crollo del mondo senza Dio, che tiene sotto di sé le folle, le moltitudini umane, che nel loro cuore, come ha detto la Madonna, aspirano a Dio, ma che sono soggiogate
dagli sgherri del demonio, da quelli che hanno venduto l'anima al demonio, da quelli che sono dei demoni incarnati, e questo crollo far sì che queste persone, cari amici, e qui si guarderanno dove c'è la luce, dove c'è la salvezza, dove c'è la possibilità di una redenzione, cari amici. Quindi nel tempo dei segreti, mentre crolla il mondo senza Dio, mentre la Chiesa Cattolica è perseguitata, e si spezzeranno le catene che tengono incatenati i popoli, cadranno le scuole degli occhi e si frantumeranno i cuori di pietra, cari amici, e ci sarà la conversione dei popoli. La conversione dei popoli, noi diciamo della Russia, sì della Russia, ma di tutti i popoli prima di tutto, di tutti i popoli. Poi vi spiegherò che la specialità della Russia, tutti i popoli si convertiranno ed entreranno nella Chiesa Cattolica, quindi anche gli indù, i cinesi, tutti quelli che oggi, tutti i popoli asiatici che sono lontani dalla fede, cari amici, entreranno nella Chiesa Cattolica. Ma alla fine anche chi sarà stato un agente della persecuzione della Chiesa Cattolica, alla fine, vedendo la vittoria di Maria, alla fine è proprio il popolo russo si convertirà. E fra tutti i popoli convertiti che ci saranno, quello russo sarà quello che più di tutti gli altri onorerà Dio. E questo che voleva dire la Madonna proprio nel messaggio del 3 ottobre del 1981. Dunque, cari amici, questo è una riproposta di quanto tante volte abbiamo fatto, abbiamo detto, ma questa volta con una indicazione più vicina a quello che è la Chiesa. Cioè, il tempo dei segreti è soprattutto il tempo della purificazione, della trasformazione della Chiesa, che durerà qualche anno, ma che è già in atto comunque in tante parti del mondo dove i cristiani sono perseguitati, dove noi vediamo che nel mondo cresce l'odio, e l'odio è fomentato da Satana, e l'oggetto dell'odio, quando è Satana che lo fomenta, è sempre Cristo e la sua Chiesa, ricordatevelo. È sempre Cristo e la sua Chiesa. Prima o poi ci metteranno nel mirino. State tranquilli che Satana ha come obiettivo questo: radere al suolo tutte le chiese del mondo, uccidere tutti i cristiani del mondo. Quello è il suo obiettivo. Se c'è qualcuno che la pensa diversamente, dopo i segreti ci vediamo e scambiamo due idee, ok? Allora, cari amici, in questa vittoria, in questa resistenza della fede, e nel momento dei martiri, cari amici, la Chiesa trionferà. E la Chiesa che trionferà sarà la Chiesa mariana, cioè la Chiesa che la Madonna sta preparando, sta facendo crescere sotto le sue ali, la Chiesa che ha l'integrità della fede, la Chiesa che è cattolica, la Chiesa che ha a capo il Papa. Questa Chiesa mariana, cari amici, sarà quella che resisterà nella persecuzione e trionferà mediante la confessione vittoriosa della fede. Questo trionfo della Chiesa mariana è anche il trionfo di Maria, cari amici. Il trionfo di Maria è quindi l'inizio di un tempo nuovo. Tutto questo, cari amici, sta accadendo, accadrà fra non molto. I veggenti sanno già la data di sono sei veggenti che sanno tutti la data dei vari segreti e sanno tutti la data del primo segreto. Col primo segreto incomincerà, come ha detto Miriana, già col primo segreto Satana incomincerà a perdere il suo potere. Quindi si tratta di prepararsi, di essere, come dire, di essere testimoni, di essere tenaci, di essere forti, di essere fedeli, di essere di Cristo, di essere di Maria, di Cristo per mezzo di Maria. Questo va fortificato ogni giorno, motivato ogni giorno. Abbiamo una vita sola, questa vita la salviamo con Cristo e con Maria.
con Maria che ci porta a Cristo. Non ci sono altre strade. Il mondo seduce e ti butta via. Dietro il mondo che seduce c'è Satana che è famelico delle anime. Questa è la visione della realtà, che non è medioevale, è evangelica. È Vangelo questo. Ricordiamocelo bene. Decidiamo una volta per tutte di seguire il Vangelo, di guardare con gli occhiali del Vangelo, di nutrirci ogni giorno di Vangelo. Cari amici, quali saranno le armi della vittoria di questa grande battaglia? Come diceva San Luigi Maria Grignion de Montfort, le armi della vittoria saranno la croce nella mano destra, il rosario nella mano sinistra. È una cosa che possiamo fare tutti, anche perché la cuna del rosario c'è già anche la croce. E quindi, cari amici, armiamoci di queste armi. Oggi che è il giorno compleanno della Madonna, facciamo la nostra professione di fede a lei, di appartenenza a lei, di militanza con lei, di, come dire, di essere i suoi apostoli, apostoli del suo amore, cambiando col nostro amore al suo amore che è infinito e che ci abbraccia. Cari amici, questo dunque è quello che mi sentivo di dirvi questa mattina. E c'è stato un punto, a mio parere, importante che ho mai toccato in queste nostre conversazioni, perché è un punto che avevo mai pensato e mi è venuto in mente questa mattina per la prima volta, però l'ho ricevuto questo impulso come un regalo dalla Madonna, però magari non, è una mia illusione, non lo so, però cioè io non mi arrabbio se vedo la Chiesa che è molto restia a parlare di apparizioni, perché la Chiesa comunque ha nel DNA dosi enormi di saggezza. A mio parere c'è una ragione seria perché non lo fa. È una ragione che non riguarda Medjugorje, che non riguarda le apparizioni, e che riguarda soprattutto Fatima, di cui però Medjugorje è lo strumento che porta a compimento. Quindi, cari amici, seguiamo la Chiesa. Se adesso vuole andare coi piedi di piombo, ma nel medesimo tempo, come vedete, con quanto amore il Papa si rivolge ai giovani di Medjugorje per il loro festival, e la Chiesa sa cosa l'aspetta. La Chiesa sa cosa l'aspetta la Beata San Giovanni Paolo II. È il terzo segreto di Fatima, la Chiesa sa cosa l'aspetta e sa anche chi. Forse sa anche chi sarà protagonista, diciamo così, della grande tribolazione. Per cui, per ragioni di prudenza, meno si parla e più si vive, meglio è. Bene, carissimi, con questo ho terminato questo editoriale particolare intitolato Il piano di Maria per cambiare il mondo. Passa attraverso la persecuzione alla Chiesa e il martirio della Chiesa, il futuro del mondo e della Chiesa stessa.